Let's go! Con questo video, ragazzi, voglio cercare di dare dei piccoli consigli, dei piccoli spot dove potervi piazzare per cercare di fare una cam facilmente. Questo perché lo faccio? Primo, perché voglio che tutti siate in grado di tirare una cam. È una cosa che possono fare tutti. Bastano dei semplici consigli o magari se non si gioca da soli con il team. Quindi vi spiegherò delle cose che potete fare sia da soli che con il team sulla mappa Strike Zone nella modalità Blitz. Vi spiegherò come poter fare delle cam veramente in modo facile e questi sono dei piccoli trucchetti che ho scoperto, però io prediligo più che altro girare nelle zone dove, diciamo, i nemici sono più congestionati, dove è più bello, dove sono più scontri a fuoco. Infatti, nei video che pubblicherò nei prossimi giorni, penso vi divertirete molto a vedere i prossimi gameplay di cam. Comunque, in questo video vi spiegherò due semplici spot in un side di Blitz. Partiamo dal primo spot. Nel primo spot, come vedete, sono nella zona di Cassodio, davanti al Pro Shop. Si chiama Pro Shop questo negozio qua davanti perché c'è scritto Pro Shop in alto sull'insegna, come potete vedere nel video. Comunque, la cassa, questa qui enorme che vedete qui davanti, noi la chiamiamo Cassaodio in generale, perché c'è un nostro compagno, diciamo, di team, che fa parte, diciamo, del gruppo con cui gioco pubbliche, che si va sempre a camperare dietro questa cassa, sempre, in qualsiasi modalità, in qualsiasi situazione, è sempre qua dietro e ho voluto provare a mettermici anch'io tempo fa e sono tirato una cam nel primo side subito senza morire. Quindi voglio condividere con voi questo spot perché secondo me è molto utile. Vi basta stare qui alla cassa, utilizzare magari il supporto in modo da avere sempre munizioni, avere i giubbotti antiproiettile e l'oracle per vedere i nemici e fissare quel punto. I nemici vi rinasceranno tutti là o passeranno là e voi li ucciderete e farete una cam molto facilmente. Questo è il primo spot. Quindi questo qui è uno spot che potete usare sia in singolo che in gruppo, indipendentemente. Ovviamente in gruppo funzionano meglio, però in singolo pure va bene. Ricordate, nella modalità Blitz. Ma ora passiamo al secondo spot. Questo è molto più difficile, richiede veramente molta bravura, però è uno di quelli con cui si può fare una cam molto facilmente. Questo gameplay lo avete già visto in un mio scorso video, l'ho voluto riproporre, in questo caso velocizzato, proprio per farvi vedere, cioè spiegarvi come faccio. Quindi, quello che vi voglio dire è che potete farlo sia da soli che in gruppo. Vi basta andare dietro la statua, come ora mi appresterò a fare, e una volta arrivati dietro la statua, dovrete stare molto attenti perché i nemici rinascono dietro al furgone bianco, dentro al Pro Shop e anche dietro di voi. Come si fa a ovviare a questo problema? O siete bravissimi e quindi vi girate nei tempi giusti ogni volta che fate le kill, o se no vi fate aiutare da qualche compagno di squadra se non giocate da soli. Fate tenere una persona in cima alle scale che guarda proprio i furgoni bianchi in modo da aiutarvi, una persona che magari si mette sopra al ponte e basta. Se no potete farlo tranquillamente da soli, anzi sono più le volte che è meglio farla da soli con un'arma silenziata perché stando in quel punto è facile che voi vi nascondiate, magari, come posso spiegarvi, vi nascondiate con un'arma silenziata dietro alla statua, gi gli giriate intorno e i nemici non vedono dove siete voi, quindi è molto più semplice. Come vedete, i nemici rinascono alla fine quasi sempre nel mirino o vicino ed è molto semplice da fare. Questo secondo spot è un po' più laborioso, richiede un po' più di skill, di agilità, di capire gli spawn come sono fatti, ma sono facili, ricordate, uno è dietro al Pro Shop, uno dietro la statua e uno è dietro al furgone bianco. Molto semplice, dovete solo girarvi. In questo caso sto usando specialista perché, essendo una situazione molto più congestionata, come vi ho detto prima, trovate i nemici a poca distanza, è meglio avere in questo caso specialista e muoversi velocemente, ricaricare, avere tutti i perk più importanti. Quindi spero vi piaccia questo video che ho fatto per aiutarvi a fare due mob facilmente. Vi consiglio di abbinare questo video al video delle classi overpower, che siamo arrivati al terzo episodio se non sbaglio, e quindi magari di trovare la combinazione perfetta. Se questo video vi piace, cercherò di farlo su altre mappe, magari, e su altre modalità, come ad esempio Dominio o non lo so, poi vedremo. Comunque, oltre a questo, magari molti di voi si lamenteranno se il video è inneggia al camper e così via, però devo anche dirvi che io qui ho cercato due modi per far fare le cam facili. Non sono qui per mostrare un gameplay dinamico, rapido, ma solo per aiutare. Quindi spero vi piaccia il video, fatemi sapere con qualche commento, feedback, cosa devo cambiare, cosa devo fare e così via. Quindi vi saluto raga, al prossimo video. Bella!